Allora, sì, noi per delibera regionale siamo stati identificati come laboratorio di pertinenza, di riferimento per la problematica Covid-19. Quindi ovviamente siamo stati identificati perché abbiamo requisiti per poterlo fare, abbiamo del personale dedicato alla biologia molecolare, ma abbiamo anche delle strutture come ad esempio una sala di contenimento, si chiama BL3, anche piuttosto grande, che ci consente di lavorare su campioni clinici che possono, diciamo, contenere all'interno degli agenti biogeni fino alla classe 3. E questo coronavirus particolare è di classe 3. Si parla di linea del virus per quanto riguarda i contagi ancora in ascesa. È così? È forse però, probabilmente, mi corregga se sbaglio, meno preoccupante di quello che poteva sembrare rispetto a qualche giorno fa. È un virus da raffreddamento, un virus che si trasmette tramite i droplet nuclei e quindi in pratica è un virus che si trasmette tramite la vicinanza e il contagio fra esseri umani. Non essendoci più, fortunatamente, in questa fase la possibilità di grossi assembramenti, il numero dei casi dovrebbe diminuire. Il problema è che adesso noi, nelle prossime 2 settimane, osserveremo quello che purtroppo si è realizzato prima di quello che si è deciso a livello governativo e probabilmente quello che succederà nell'immediato. Io penso che nell'arco di 2 o 3 settimane dovremmo, tra virgolette, scollinare e cominciare a vedere la discesa di questa curva epidemica. Ma per mettere la parola fine a questa pandemia prima e epidemia dopo, quando bisognerà attendere? In Cina i primi casi realmente si sono realizzati a novembre, quindi parliamo di ormai 3 mesi, 3 mesi e mezzo fa, Quasi diciamo quattro. quasi 4 mesi. 4 mesi. In Cina però hanno diciamo, adottato delle misure veramente drastiche, cosa che noi in Occidente non potremmo mai fare. Eppure è vero che stiamo andando verso la bella stagione e quindi probabilmente forse già nel mese di giugno l'epidemia dovrebbe attestarsi a diciamo, livelli di infezione più contenuti. Quanto tempo occorrerà ancora per avere un vaccino contro il Covid-19? Tempi stretti sono 18 mesi, 18-24 mesi. Probabilmente ci si potrà riuscire per un tempo più breve, però secondo me prima di 12 mesi non si avrà un prodotto sicuro. Sicuro nel senso sicuramente immunogeno, che garantisca quindi la possibilità di non contrarre l'infezione, e sicuro anche dal punto di vista degli effetti collaterali. E la speranza mia invece è un'altra, questo è un virus che muta, che faccia la fine della SARS, di SARS-CoV, cioè della sorella maggiore, che ha dato problemi nel 2003 e per qualche mese, dopodiché praticamente di fatto è scomparso. È scomparso perché succede spesso in natura che alcuni agenti, ad esempio virali, di passaggio in passaggio da uomo a uomo si devirulentano e quindi diventano sempre mutando, sempre meno virulenti e quindi di conseguenza danno meno patogenicità. E la speranza magari è quella che, magari come è successo per SARS-CoV, cioè la sorella maggiore di SARS-CoV-2, magari nel prossimo inverno avremo contatti con questo virus, ma ci darà solamente un banale raffreddore.